Italia record, il riciclo degli imballaggi non teme la pandemia e nel 2020 raggiunge e supera con anticipo il target europeo fissato al 2025. Le sfide future nel webinar promosso da CONAI con la media partnership di Ricicla TV. Cresce la raccolta in numero di impianti accreditati, ma l'Italia dei RAE resta lontana dai target vincolanti fissati dall'UE. Il punto con Centro di Coordinamento Nazionale ed Erion. A 6 anni dalla condanna dell'UE, la Campania fa ancora affidamento sui trasferimenti extraregionali per chiudere il ciclo dei rifiuti urbani. La regione punta al 2023 per raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza. Ambiente, clima ed energia, i temi al centro del G20 Ambiente, la 2 giorni che si apre oggi a Napoli. Alla presidenza italiana il compito non semplice di trovare la sintesi tra i grandi della terra su una strategia comune per la transizione ecologica. Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento settimanale con l'informazione promossa dalla redazione di Ricicla TV. In apertura il record per l'Italia degli imballaggi che nonostante la pandemia nel 2020 ha fatto segnare il risultato più alto di sempre in termini di avvio al riciclo, raggiungendo e superando con largo anticipo l'obiettivo UE al 2025. Andiamo a vedere i numeri del sistema italiano e a seguire il punto sulle sfide future all'alba dell'appuntamento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel webinar promosso da CONAI con la media partnership della nostra testata. I servizi di apertura sono a cura di Monica D'Ambrosio. Non è bastata la pandemia a frenare la corsa del sistema italiano di gestione dei rifiuti da imballaggio verso gli ambiziosi target europei sull'economia circolare. Con più di 9 milioni e mezzo di tonnellate raccolte e avviate al riciclo sul totale delle 13 milioni immesse al consumo, pari al 73%, nel 2020 l'Italia raggiunge e supera di ben 8 punti percentuali l'obiettivo al 2025 del 65% di riciclo del packaging post-consumo. Lo certificano i dati dell'ultima relazione generale CONAI, presentati martedì mattina su Ricicla TV. Guardando ai singoli materiali, hanno trovato una seconda vita 371.000 tonnellate di acciaio, 47.400 di alluminio, 4.048.000 di carta, 1.873.000 di legno, 2.143.000 di vetro e 1.076.000 di plastica. Solo per quest'ultimo materiale non risulta raggiunto il target UE specifico al 2025, che resta tuttavia distante appena 2 punti. Se poi si sommano al riciclo i numeri del recupero energetico, aggiunge CONAI, viene fuori che l'83,7% degli imballaggi a fine vita è stato sottratto alla discarica e avviato a nuova vita, in forma di materia o energia, in linea con la gerarchia europea dei rifiuti e con le coordinate dell'UE in tema di economia circolare. Un anno, il 2020, che ha visto il CONAI interpretare al meglio il ruolo di soggetto sussidiario al mercato del riciclo per effetto del crollo dei valori delle materie prime e seconde dovuto al fermo delle attività produttive nei mesi del lockdown. La percentuale di imballaggi a fine vita gestita da operatori indipendenti è infatti calata al 46%, mentre la quota CONAI è salita dal 50% al 52%. Complessivamente oltre 7.400 comuni hanno sottoscritto l'accordo ANCI CONAI, il 97% della popolazione nazionale, per la gestione dei propri rifiuti da imballaggio, ricevendo nel 2020 contributi per 654 milioni di euro a copertura dei costi della raccolta differenziata. Altri 452 milioni sono stati invece destinati al finanziamento delle attività industriali di selezione, riciclo e recupero. Tornando agli aumenti nei tassi di avvio al riciclo, a guidare la classifica su base territoriale le regioni del nord, con una crescita del 6% rispetto al 2019, seguite da quelle del sud con un più 5% e da quelle del centro con un più 4%. Risultati incoraggianti all'alba dell'appuntamento con la fase esecutiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destinerà oltre 2 miliardi di euro al tema rifiuti ed economia circolare, anche con l'obiettivo di colmare i gap di raccolta e recupero tra le varie aree del paese. Le crisi, c'è un'accelerazione di alcune delle dinamiche che erano già avviate, tutto il tema della
dell'economia circolare da una parte e dall'altra parte il tema della riduzione della CO2 sono entrate prepotentemente dentro le discussioni. Certamente l'economia circolare non può essere considerata esclusivamente come filiera del riciclo, questo lo sappiamo tutti, ma allo stesso tempo abbiamo la piena consapevolezza che senza l'azione chiave di recupero e riciclo e quindi anche il ruolo che i consorzi giocano, non ci può essere transizione circolare. E senza transizione circolare, questa è cosa un pochino meno nota, ma che va ribadita con forza. Senza le azioni di economia circolare non potranno non soltanto essere raggiunti gli obiettivi di neutralità climatica, ma neanche il target di mantenimento dell'aumento della temperatura globale del pianeta sotto i 2 gradi. Infatti, gli scenari ci dicono che misure esclusivamente di transizione energetica farebbero stabilizzare questo aumento di temperatura intorno ai 3 gradi, poco oltre. E soltanto affiancando la transizione energetica con transizione circolare e azioni di economia circolare, soltanto in quel caso potremmo stabilizzare l'aumento della temperatura globale del pianeta sotto i 2 gradi, come auspicato e previsto, per esempio, dall'Accordo di Parigi. Da questo punto di vista, la normativa italiana poi ha recepito le direttive europee, ovviamente, e quindi in particolare il pacchetto dell'economia circolare, ma si trova in una posizione anche privilegiata perché buona parte del pacchetto Next Generation EU è stato destinato all'Italia. Questo si affianca ad altre attività di risorse che verranno poi utilizzate e speriamo possano essere utilizzate verso il sud. Oggi ancora tanto dei rifiuti di imballaggio prendono la via del nord perché lì esistono gli impianti. E quindi la necessità di andare a realizzare impianti per chiudere il cerchio direttamente nel centro e nel sud, anche il centro ha i suoi problemi, è la sfida che abbiamo di fronte col PNR, ma anche con i fondi strutturali che normalmente abbiamo e che molto spesso purtroppo non siamo in grado di intercettare. E lì torno di nuovo sul tema delle competenze, perché per poter fare e sviluppare questo tipo di progetti abbiamo bisogno di avere competenze sia per fare progetti, quindi nel privato, ma anche nel pubblico. Certamente dove si può intervenire è nel dare diciamo delle linee guida, delle indicazioni a livello centrale sugli elementi necessari per le autorizzazioni, cioè gli elementi che non possono mancare in un'autorizzazione e gli elementi che devono essere omogeneamente contenuti nei provvedimenti autorizzativi. E poi certo l'altro elemento, soprattutto per quanto attiene alla cessazione della qualifica di rifiuto, è che dove si emana un decreto nazionale, il tema dell'omogeneità è automaticamente risolto perché chiaramente le autorizzazioni devono essere rilasciate conformemente alla decretazione nazionale. Riuscire a discutere sul territorio e per far accettare la presenza di determinati impianti risulta essere il nodo. Io credo che ci debba essere una presa di coscienza nel paese che bisogna mettere in campo percorsi di coinvolgimento territoriali. E leggendo il decreto semplificazioni che il governo ha approvato recentemente e che è al vaglio del Parlamento, credo che il governo abbia sbagli di grosso, perché se vogliamo farla veramente, se vogliamo risolverlo veramente questo problema, lo dobbiamo fare nei tempi giusti, 120 giorni, 90 giorni, facciamolo in maniera serrata perché dobbiamo andare di corsa, ma se si pensa di fare il dibattito con 30 giorni, evitiamoci questa presa in giro, perché è solo una presa in giro. E per un'Italia che c'entra con anticipo i target UE, ce n'è un'altra che invece, nonostante le buone performance, si allontana ancora un po' dagli obiettivi comunitari vincolanti. È l'Italia dei RAEE, che nonostante l'aumento della raccolta nel 2020 non riesce ancora a sciogliere i nodi che le impediscono di centrare l'obiettivo. Lo dimostrano i numeri del rapporto annuale sulla gestione messo a punto dal Centro di Coordinamento Nazionale. Ne abbiamo parlato con il direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE, Fabrizio Longoni, e con il presidente di Aerion, Andrea Fluttero, i servizi di Luigi Palumbo. Quali sono i principali dati che emergono dall'ultimo report sulla gestione dei RAEE in Italia, messo a punto dal centro di coordinamento? Come sempre, il rapporto che viene fatto su
le dichiarazioni che fanno gli impianti raccoglie sia i RAE domestici che i RAE professionali. Nel 2020 sono state raccolte e gestite successivamente in trattamento 478.000 tonnellate di RAE, divisi tra RAE domestici 369.000 e i restanti 109.000 RAE professionali. Questi numeri derivano da una dichiarazione di oltre 1.000 impianti, 1.050 impianti, suddivisi tra nord, centro e sud, e quello che è molto interessante è che il numero di impianti che ha dichiarato nel corso del 2020 è aumentato del 7,6%. Siamo ormai, credo, a tutti gli impianti che dovrebbero dichiarare, che effettivamente arrivano a dichiarare questi quantitativi. Tra soprattutto i RAE domestici abbiamo comunque 99% dei RAE che vengono trattati in Italia, che sono trattati in impianti che il centro di coordinamento RAE ha accreditato. I numeri ci dicono che aumenta la raccolta di RAE domestici, però ci dicono anche, poi lei ci dirà in che misura, che si allontana il target europeo. Come si spiega questa dinamica? Questa è una dinamica che deriva da un rapporto. Il rapporto è tra quanto viene immesso sul mercato, in particolare per i RAE nella media degli ultimi 3 anni, e quanto di fatto viene raccolto. Il dato positivo è sempre il fatto che la raccolta è in aumento e quindi continua ad aumentare, come dicevamo adesso, oltre il 3% di incremento rispetto all'anno precedente. Ma dal 2018, quando si è aperto lo scopo della direttiva, quindi quando sono state ricomprese tutte le apparecchiature che funzionano con corrente elettrica, l'incremento dell'immesso sul mercato ha superato il 40%, e questo chiaramente ha fatto aumentare moltissimo il denominatore. Quindi siamo scesi a un rapporto che ci dice 36,80% è il risultato del tasso di raccolta riguardo all'immesso medio degli ultimi 3 anni. È un obiettivo, quello del 65%, che l'Europa non riesce sicuramente a raggiungere in praticamente in nessun paese, ma è chiaro che serve incrementare la raccolta per riuscire ad avvicinarsi comunque a questo obiettivo. Serve incrementare la raccolta, però serve anche forse intervenire sul piano della normativa, no? Per rilanciare la corsa del paese verso i target europei. Sono due gli aspetti importanti per riuscire a ottenere un miglioramento del tasso di raccolta. Il primo, molto banale, è chiamare i rifiuti col loro nome. Quindi se io non identifico le apparecchiature elettriche ed elettroniche con il nominativo di RAE e conseguentemente i codici rifiuto corretti, non riuscirò mai a conteggiare una raccolta di questi rifiuti. Non è che non si manifestino, è che non li conteggio nella maniera corretta. Questo non avviene perché qualcuno ha un interesse economico diretto a chiamare in maniera differente i rifiuti, i RAE in questo caso, per poi poterli trattare in maniera inadeguata, recuperando quelli che sono i valori economici e trascurando quelli che sono gli obiettivi che invece sono dati ai produttori e agli impianti che li trattano. E quindi questo è un grido verso chi deve fare i controlli. Quindi da un lato la mancanza di controlli favorisce dei comportamenti scorretti, dall'altro alcune carenze normative, noi da tempo sollecitiamo soprattutto il decreto che identifica correttamente in quali raggruppamenti devono essere raccolti i RAE, soprattutto dopo che è stato esteso l'ambito di applicazione, costituiscono un problema se non vengono diffusi come informazione, non vengono pubblicati come decreti, perché manca poi la comunicazione a chi deve effettuare operativamente la raccolta e a chi come cittadino non sa dove collocare correttamente. Siamo a una media di raccolta pro capite per cittadino di poco più di 6,14 kg, dovremmo arrivare a superare i 9 kg, andare verso i 10 kg pro capite. Questo è, diciamo, queste sono le dimensioni. Il che significa che solo nell'ultimo anno, dati del centro di coordinamento RAE, sono scomparse dai radar oltre 250.000 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ecco perché la partita dei RAE in Italia va giocata soprattutto su due fronti, tracciabilità e cultura. In ballo non c'è solo il raggiungimento dei target europei di raccolta, al momento fuori dalla nostra portata, ma soprattutto la capacità del sistema di garantire il corretto trattamento di rifiuti che da un lato sono potenzialmente pericolosi e dall'altro sono invece ricchi di materiali preziosi da recuperare e rimettere in circolo. Ma perché ne mancano così tanti all'appello? Non c'è obbligo di cessione ai consorzi, al sistema consortile, da parte di chi raccoglie, i centri di raccolta comunali, quando hanno le apparecchiature elettriche ed elettroniche, possono darle ai consorzi o possono venderle autonomamente.
la parte venduta autonomamente normalmente non è tracciata. Poi ci sono però i luoghi di raggruppamento, che sono i luoghi nei quali la grande distribuzione specializzata porta i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche che i cittadini possono, con il sistema uno contro uno o uno contro zero, consegnare laddove vanno ad acquistare o anche a non acquistare un prodotto elettrico elettronico. Anche in questo caso i luoghi di raggruppamento non hanno l'obbligo di conferire ai consorzi, e questo impedisce anche, rende difficile andare a verificare la qualità delle attività di riciclo. Un secondo problema è la difficoltà di conferire il rifiuto da parte del cittadino. Purtroppo molte volte o restano nei nostri cassetti, ma soprattutto finiscono nella spazzatura, nell'indifferenziato, e in questo modo si va a perdere la possibilità di recuperare molte materie prime che invece potrebbero essere recuperate e reinserite in modo circolare nel sistema industriale. E a proposito di occasioni mancate, i ritardi nella raccolta si associano anche quelli nello sviluppo di una rete di impianti capaci di massimizzare il recupero di risorse preziose, a partire dalle cosiddette materie critiche come cobalto e platino, o come le famose terre rare, sempre più strategiche per l'industria tecnologica. La capacità di riciclo in Italia si ferma al primo livello, cioè alla frantumazione delle apparecchiature elettriche e elettroniche, al recupero dei materiali più facilmente recuperabili, ma quelli che hanno bisogno di tecnologie più sofisticate, ad esempio quelli per estrarre le materie prime critiche, non vengono lavorati nel nostro paese, ma vengono magari spediti e quindi venduti ad aziende tedesche, ad aziende del nord Europa. Insomma, di lavoro ce n'è ancora tanto da fare, ecco perché Aerion, principale sistema collettivo italiano, ha deciso di raccogliere in un libro bianco una lista di 64 proposte per rafforzare la filiera italiana dei rifiuti elettrici ed elettronici, un autentico vademecum per il decisore politico. Il libro bianco è un primo passo, non è sufficiente, perché ci siamo limitati a raccogliere in modo analitico, mettendole diciamo in fila, no? Tutte le idee che sono emerse da questi colloqui con i vari stakeholder, con i vari operatori del settore che collaborano con noi. Andrà fatto, e lo faremo in settembre, un lavoro di approfondimento su ogni singola idea per cercare un numero contenuto di proposte sulle quali cercheremo di costruire proprio delle proposte di emendamento con tanto di relazione illustrativa da offrire al decisore politico. Un elenco limitato di interventi normativi che sarebbero in grado, se applicati, di dare un forte supporto alla spinta che dobbiamo mettere nel raggiungere l'obiettivo del target europeo. E continuiamo a parlare del rapporto tra Italia e Unione Europea sul fronte della gestione dei rifiuti. 6 anni fa la condanna per le carenze del ciclo in Campania a pagare sanzioni salate fino al completamento della rete di impianti necessari a chiuderlo. Continuano a mancare gli impianti, tanto da rendere indispensabile il ricorso ai conferimenti extraregionali. Dal canto suo, la Regione mette in campo risorse e progetti e punta all'autosufficienza entro il 2023. Servizio. Raggiungere l'autosufficienza entro i prossimi 2 anni, ponendo fine ai viaggi dei rifiuti, ma soprattutto allo stillicidio delle sanzioni europee, è la deadline della Regione Campania per la chiusura del ciclo a 6 anni dalla condanna della Corte di Giustizia UE per la mancata realizzazione di una rete di impianti tale da coniugare la tutela dell'ambiente con quella della salute dei cittadini. Noi abbiamo un obiettivo, è quello non solo di mettere in sicurezza il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti, ma di chiuderlo in Campania. Il che significa che noi puntiamo entro dicembre 2023 a non portare rifiuti della raccolta indifferenziata sicuramente, ma credo anche della differenziata, fuori dalla nostra regione.
organico, indifferenziato e ecoballe. Restano questi tre fronti caldi a 6 anni esatti da quel luglio del 2015, quando al termine di un lungo procedimento giudiziario partito nel 2007 in piena emergenza spazzatura, l'Italia viene condannata dalla Corte di Giustizia europea per la mancata realizzazione degli impianti di trattamento necessari a garantire l'autosufficienza della Campania. Fino a quando la regione non se ne sarà dotata, scrivevano i giudici UE, allo Stato toccherà pagare una sanzione da 120.000 euro al giorno. Dalla data della condanna a oggi, secondo la Corte dei Conti, risultano già versati nelle casse di Bruxelles circa 217 milioni di euro e i rifiuti nel frattempo continuano a viaggiare fuori dai confini della regione per mancanza di impianti. Stando all'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, tra rifiuti indifferenziati e rifiuti organici da raccolta differenziata, nel solo 2019 la Campania ha inviato al recupero smaltimento fuori dai propri confini circa 800.000 tonnellate, pari al carico di 26.000 camion, 180.000 delle quali sono finite addirittura all'estero, in Austria, Danimarca e Portogallo, per citare solo alcune destinazioni. E anche al capitolo ecoballe, fino ad oggi l'unica strada percorsa è stata quella dello smaltimento fuori regione, che tuttavia ha consentito di rimuovere uno solo dei 5 milioni di tonnellate stoccate in giro per la Campania, motivo per cui le sanzioni continuano inesorabili a fioccare. La giunta regionale guarda però con fiducia alla deadline del 2023, forte dei progetti già messi in campo, dai 15 nuovi impianti per l'organico, per ora tutti o quasi ancora sulla carta, alle nuove linee di lavorazione per le ecoballe. Noi abbiamo recentemente inaugurato la prima linea dell'impianto di Cavano, che servirà per affrontare lo storico problema delle ecoballe. A fine luglio sarà inaugurata anche la seconda linea e l'impianto andrà a regime. Siamo in corso di realizzazione per un impianto di recupero dei rifiuti sempre per togliere le ecoballe a Giugliano, nel territorio di Giugliano. Abbiamo avviato un programma ambizioso, ponderoso, per gli impianti di compostaggio, sia aerobici che anaerobici. Una rete impiantistica sulla quale stiamo già lavorando, abbiamo già ottenuto i primi risultati, ma è la scelta coerente con i tempi di oggi, i tempi dell'economia circolare, della sostenibilità e quindi della chiusura del ciclo nei territori. Al capitolo indifferenziato, un significativo contributo al raggiungimento dell'autosufficienza potrebbe venire dal progetto di revamping dei due stir di Giugliano e Tufino, presentato nei giorni scorsi dalla società ambientale della città metropolitana di Napoli, SAPNA, con l'obiettivo di aumentare la capacità di recupero di materiali riciclabili e ridurre la quantità di scarti in uscita dai due siti di trattamento, un piano da 70 milioni di euro che si punta a far valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo immaginato di riprogettare e rifunzionalizzare gli impianti che hanno svolto un'egregia funzione negli ultimi 20 anni, proiettandolo rispetto a un'attività di recupero di materia, efficientamento energetico e abbassamento dei costi di gestione. Con il revamping e la ristrutturazione dei nostri impianti possiamo finalmente affrancare la Regione Campania dalla problematica di portare i rifiuti fuori regione. Proprio il tema dei ritardi nelle regioni del centro-sud nel completamento dei cicli di gestione dei rifiuti sarà al centro della seconda edizione del Green Symposium, promossa da Ricicla TV e CONAI, con il supporto di Ecomondo, in programma i prossimi 15, 16 e 17 settembre al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa. E restiamo in Campania, dove si è aperto questa mattina il G20 Ambiente. Al centro della due giorni i temi della crisi climatica, dell'inquinamento e del sovrasfruttamento delle risorse naturali. Alla presidenza italiana il compito non semplice di fare sintesi tra i grandi della terra per un'agenda comune sulla transizione ecologica. Il servizio. Ambiente, clima ed energia. Iniziano oggi al Palazzo Reale di Napoli i lavori del G20, il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo intorno al tavolo della sostenibilità. In una lenta fase di ripartenza per il paese impegnato nel post-pandemia, conciliare la tutela dell'ambiente con il progresso e il benessere sociale diventa una priorità per garantire l'effettiva realizzazione della tanto ambita transizione ecologica. Una due giorni, 22 e 23 luglio, ricca di confronti tra ministri, diplomatici e delegazioni di tecnici. Al centro dell'agenda politica gli ecosistemi e le risorse naturali, con un approccio coordinato per affrontare le crisi globali attraverso un percorso scientifico comune.
Biodiversità, economia circolare e finanza verde sono tre i macrotemi al centro dei lavori per fronteggiare al meglio le incalzanti sfide globali. Al G20 dunque spetterà il compito di esprimere la sintesi di lunghi mesi di incontri, confronti e discussioni tra le delegazioni tecnici internazionali impegnati nella ricerca di risposte eque e concrete, capaci di porre le basi per un futuro sempre più sostenibile. I paesi del G20 rappresentano più dell'80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del pianeta. Nell'anno chiave per il clima e per l'ambiente, questo appuntamento diventa un'opportunità per creare le condizioni di un rilancio che sia ambizioso, ma soprattutto efficace nell'ottica di una reale ripartenza. Ripartire dunque dalla nostra terra, dalle nostre acque, dal nostro ambiente. La presidenza italiana pone particolare attenzione a politiche di contrasto al marine litter, nel pieno rispetto degli oceani e dei mari messi in pericolo dal peggiore nemico, le plastiche, che da preziose risorse possono diventare arma letale se disperse nei fondali. Tutela degli ecosistemi marini ma anche terrestri, naturalmente, perché è chiaro che senza un uso efficiente delle risorse non si può parlare di vera transizione ecologica. Sarà dunque fondamentale fortificare il concetto di economia circolare a livello globale, con un forte coinvolgimento delle città, in primis dei giovani, promuovendo il dialogo, la cooperazione, l'apprendimento congiunto e nuove forme di partenariato sull'ambiente e sulla prevenzione dello spreco alimentare, al fine di scambiare esperienze, conoscenze e tecnologie innovative per un futuro del paese all'insegna della sostenibilità. E proprio a margine del G20 di Napoli prenderà il via tra poco più di un'ora l'incontro promosso dal Comitato Italiano del World Energy Council e da Globe Italia e dedicato al ruolo del nostro Paese nei processi di transizione energetica ed ecologica. L'evento con la media partnership di Ricicla TV sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del World Energy Council Italia. Non perdetelo. E questa era l'ultima notizia di oggi. Ricicla TG torna la prossima settimana, sempre di giovedì, alle 12:50. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.